La tifoseria del Campobasso si farà sentire in maniera massiccia anche all'Angelini di Chieti. Ieri pomeriggio sono stati messi in vendita online 500 biglietti per la trasferta che sono stati polverizzati nel giro di 10 minuti. L'ennesima prova di amore e di appartenenza che ormai non sorprende più, tanto è stato grande quanto accaduto 10 giorni fa a San Benedetto del Tronto. I supporters molisani sosterranno dunque alla grande il Campobasso nella curva sud destinata agli ospiti, cercando di dare la spinta decisiva per il risultato pesante. Sui social il presidente Matt Rizzetta emana entusiasmo e serenità. Ora più che mai, dice, bisogna unirci tutti attorno a questa squadra che ha dato tutto per questa maglia. Sono convintissimo che a Chieti lasceremo sul campo tutte le gocce di sangue di un'intera regione che ha sofferto troppo e che merita un futuro ambizioso. Bisogna essere tranquilli, convinti e soprattutto uniti, conclude. La società ha deciso di allestire un maxischermo per proiettare la diretta della partita nella zona dello stadio. Guardando soltanto le ultime 7 giornate, ovvero quelle in cui c'è stato l'avvento di Pasquale Luiso sulla panchina della prossima rivale che si chiama Chieti, i neroverdi hanno conquistato 14 punti su 21, 13 per i lupi nello stesso periodo. A fare la differenza sono i diversi pareggi accumulati. Dopo la vittoria sull'Avezzano ne sono stati raccimolati 3 di seguito in cui si è concretizzata la rimonta dell'Aquila e si è persa l'occasione di centrare i diversi match point. Poi i 2 successi consecutivi spezzati di nuovo dal pari interno contro il Notaresco. Il Toro di Sora ha perso nell'ultimo turno la prima partita sotto la sua gestione al cospetto del Monte Rotondo. Da tenere d'occhio soprattutto l'attaccante Foll, 10 reti per lui, e il centrocampista ex di turno Cosimo Forgione. Out per squalifica l'interessante esterno Salvatore. Tutti a disposizione di Pergolizzi per quel che riguarda i rossoblù.